Il Comune di Milano dà il proprio patrocinio a questo evento mondiale che attraverserà le capitali del mondo al fine di favorire la costruzione della cultura della pace e della non violenza. Se il 10% del mondo partecipa a questa marcia, allora si potrà mettere in atto un processo di trasformazione. Quindi partecipate. Walk the future vuol dire anche praticare la pace nel presente, quindi resistere a quella tentazione continua di reagire. E la simultaneità degli atti che avverranno il 2 ottobre, che ci accompagneranno fino al 2 gennaio, atto conclusivo che in Argentina, ai piedi delle Ande, lì tutti quelli che arriveranno lanceranno come ulteriore messaggio ai governi, alle persone che possono, che hanno potere per modificare questa storia, ecco, credo che quello sarà il nostro compito, la nostra missione. Ecco, se noi riuscissimo in tanti punti, come questi, a Gerico l'abbraccio tra ebrei e palestinesi, piuttosto che a Berlino tra i premi Nobel e i cittadini comuni, piuttosto che in altri luoghi del pianeta, lì realizzare quello che altrove non si riesce a fare, ecco, credo che la marcia avrà compiuto quello che in fondo è un destino dell'umanità, cioè ritrovare davvero quella grande unità di questa madre terra che ci è stata data in consegna per qualche tempo e che vorremmo restituire alle future generazioni senza bombe e senza violenza. Grazie. Grazie Giorgio. Nel momento in cui l'umanità trovasse questo modo di interpretare la guerra come un tabù da non violare, avrebbe fatto senz'altro un grande salto di qualità. Nei giorni in cui la marcia passerà nelle città dove Intercampus è presente, i bambini parteciperanno fattivamente alla marcia. Tutti noi possiamo fare un passo verso la pace e la non violenza. Il sogno è che al passare della marcia le popolazioni si sollevino spontaneamente e festosamente. Se a questo passaggio della marcia, se questo camminare insieme attraverso i paesi può per un attimo, anche solo ad personam, fermare e dire dunque violenza o non violenza, pace o guerra, già questo sarebbe un successo, no? Prima di concludere volevo ricordare un po' come partecipare a questa marcia mondiale, quindi innanzitutto di visitare il nostro sito marciamondiale.org e di iscriversi nella sezione partecipo. Grazie.